Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Questo è il terzo video girato a Roma Music Expo al Palazzo dei Congressi e come in tutti gli altri video vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di cliccare sulla campanellina così vedrete anche gli altri video che stanno per uscire e inoltre per chi volesse rimanere in contatto c'è la mia pagina Facebook e il mio Instagram. Quindi adesso andiamo a vedere il video subito dopo la sigla. No, è proprio così. Diciamo, quello che è successo negli anni Ottanta è c'è stata un po', scusa il termine, una bastardizzazione di questi ritmi, compreso quello della la samba. Anni fa ho avuto la fortuna di lavorare in una scuola dove c'erano batteristi brasiliani, cubani, africani, pakistani, indiani, batteristi di jazz. E c'erano dei seminari, io ci andavo sempre, no? Tutti i giorni, ognuno faceva il suo gioco. Questo brano aveva un'insidia che magari è difficile da scovare perché è molto musicale, però l'insidia è che il brano aumenta di velocità, di beat, piano piano, di BPM, piano piano aumenta e con un click bisogna cercare di rendere musicale questo, seguire questa cosa, però appare, se si riesce a suonare in un certo modo, appare. Sembra filava tutto liscio, ora non ricordo di quanto aumenta, ma aumenta un bel po' di punti, aumenta almeno 7-8 punti dall'inizio, perché era un brano di fine anni 70, suonavano senza click, quindi i musicisti, io l'ho ripreso pari pari dal brano, e questo è un esempio che porterò anche nel eventuale corso, proprio per capire che non è detto che un click debba stare per forza a tutta la velocità, ci sono delle master track e noi bisogna cercare di adeguare il nostro groove a un aumento o una diminuzione del click durante il brano. Allora, io vorrei adesso a questo punto andare a vedermi Francesco Merenda, che dovrebbe suonare con la sua scuola del St. Louis, credo che sia, eccetera. Dovrebbe essere una situazione jazz e lui è fortissimo. Spero di arrivare in tempo prima che inizino. Il prossimo concerto è un concerto molto 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 intenso ed è il quartetto di Rosario Giuliani con special guest Luca Bungarelli, con diciamo così la creme della creme del jazz italiano moderno, quindi veramente è un grandissimo onore averli qui con noi. Ringraziamo il St. Louis Music, la scuola appunto di musica del St. Louis di Roma per averci riportati. Credo che si dica così il nome, che è un chitarrista straniero che sta qua con una band, tra l'altro non so se è una band di italiani, credo che siano italiani, e quindi ci avviciniamo adesso per
per sentire il suo concerto, che secondo me deve essere figo, un bluesettone bravo. Ho l'onore e la gioia di poter portare in Italia, insomma di presentarvi un artista straordinario che farà sempre più parlare di sé. Lui è un artista incredibile che ha suonato in 28 paesi diversi nel mondo, tour mondiali, tour europei, tour nordamericani. Lui è Eric Stekel! Al basso alla batteria lo accompagneranno Daniele Michelacci e Claudio Michelacci. A questo punto del video io lascio lo stand della Bespeco, dove si stava esibendo la cantautrice Machella accompagnata dalla sua chitarrista Grace, per dirigermi allo stand della Master Music, dove tra le varie cose trovo Marcello Piccinini che suona in una formazione blues. Yeah.
dopo un piccolo passaggio alle scuderie capitani per andare a vedere Tommaso Nicolai, mi dirigo alla sala centrale perché fanno il gran finale con una delle tante formazioni del St. Louis, con ospiti d'onore Fabrizio Bosso e Serena Brancale. Volevamo ringraziarvi tutti come ogni anno per il risultato, che è veramente notevole e ci invoglia ad andare avanti come ogni anno, nonostante tutte quante le difficoltà. È una macchina che grazie a Dio si implementa e diventa sempre più grande di anno in anno, e con questo ovviamente aumentano anche le responsabilità e le difficoltà, ma a noi queste non fanno paura, sperando che tutto questo a voi faccia piacere, perché rendiamo un servizio insomma che possa essere all'altezza delle vostre aspettative. Yeah.